Bentornati sul mio canale. Questo è il video in collaborazione mensile con Tania, ovvero il ce n'è per tutti i mesi, ed è il ce n'è per tutti i mesi del mese di dicembre. Allora, innanzitutto io saluto Tania e vi invito assolutamente ad andare a vedere il suo canale se non la conoscete già. Vi metto qui sotto il link al canale e al precedente ce n'è per tutti i mesi. Ormai sono mesi che collaboriamo e quindi sicuramente credo che la conosciate. Comunque, iniziamo perché le domande come al solito sono tantissime. Allora, ovviamente vi sono segnata tutto sul mio quadernino. Iniziamo dalla canzone del mese. Allora, questo mese diciamo che più che canzone, l'opera del mese è il Fidelio di Beethoven, che ho riascoltato. E niente ragazzi, lo so che la maggior parte di voi non lo conosceranno, comunque chi ascolta musica classica sicuramente capirà e apprezzerà. E niente, questo. Poi, profumo del mese. Allora, questo mese ho utilizzato un profumo che non uso spessissimo, che però ho da un anno, quindi insomma ce l'ho, mi piace, ma non lo uso spesso. Allora, un profumo di Bottega Verde, si chiama Lady Noir, questo qua. Non so se l'avete già visto, l'avete mai provato. Allora, un profumo molto molto intenso, persiste tantissimo, adesso me lo spruzzo. Ce ne basta pochissimo, è per 4-5 ore veramente profumate con la scia. E è una profumazione che ricorda qualche altro profumo famoso, ma non so dirvi quale. È abbastanza dolce, fiorata, non so, dovete provarlo. Magari se avete un negozio Bottega Verde vicino a voi, andate e provatelo in negozio, perché secondo me è un profumo che merita tantissimo. Poi la confezione, guardate che bella che è. L'unica pecca che ha è che è un po' difficile da aprire, infatti sentite come cigola. E nella parte del tappo, adesso io non ce l'ho qua, però all'interno del tappo qua si apriva e dentro c'era una collana di perle ovviamente finta, però molto carina come idea, anche come idea regalo. Poi adesso sono scontati sul sito, quindi credo che costi, questo profumo a prezzo pieno credo che costi sui 30-40 euro, però se lo trovate già al 50% io ve lo consiglio, quindi questo. Poi, tanto ho richiuso il quaderno, certo sono intelligentissima. Allora, fin del mese, ve ne avevo già parlato il mese scorso, però non l'avevo messo tra i preferiti perché l'avevo visto già all'inizio di dicembre, ed è l'ultimo film di Woody Allen, Magic in Moonlight. Quindi niente, se credo che ci sia ancora al cinema, comunque se non c'è al cinema presto uscirà in DVD, io ve lo consiglio assolutamente. A me è piaciuto veramente tantissimo. Allora, accessori del mese. Allora, accessori del mese, direi che non ho usato tantissimi accessori, direi questi orecchini Chanel, questi qua, bianchi, non so se si vedrà qualcosa, magari poi vi metto la foto. Li ho anche neri, ma purtroppo uno dei due neri mi è finito dietro un mobile e quindi adesso posso usare solo questi. Ma li recupererò. E poi relazione, ovviamente sono ancora fidanzata, a scuola sto continuando a scrivere la tesi, quindi non sto ad annoiarvi tutte le volte, stessa storia del mese scorso. Allora, cibo del mese. Allora, la cosa che mi è piaciuta di più di cibi, diciamo, questo mese sono stati dei gnocchetti con la zucca e le mazzancolle. Allora, vi metto, perché ho fatto la foto, li ho mangiati, prima li ho mangiati una volta a un ristorante, vi metto la foto e poi ho cercato di rifarli io in casa. Direi, non è che ci sia riuscita alla perfezione, però sono venuti anche abbastanza buoni. Comunque vi metto la foto giusto per ingolosirvi, perché sono fantastici, buonissimi. Poi, allora, scarpe del mese. Scarpe del mese sono questi stivali di Zara. Io ve li avevo fatti vedere in un precedente video haul. Li avevo presi con i saldi del Black Friday, queste delle ballerine semplicissime nere, quindi io metto questi qui. Credo che comunque siano in saldo anche adesso, quindi se dovessero piacervi andate da Zara, sicuramente li troverete scontati. A prezzo pieno costano 60 euro, quindi neanche tantissimo per degli stivali in pelle. Poi, allora,
Allora, capo d'abbigliamento del mese è questo vestitino ed è praticamente rosso, un po' corto, con questa fantasia, questo tessuto molto molto pesante, sì, sul bordeaux e sul nero, perché ha dei piccoli quadratini neri che non si vedono forse. E mi è piaciuto tanto, l'ho indossato diverse volte, con una maglietta a maniche lunghe nera e un coprispalle nero. Quindi questo, poi, allora, borsa del mese. La borsa del mese, se avete visto i precedenti video, avevo comprato su AliExpress una imitazione della borsa Chanel, che è questa borsa qua nera. L'ho usata tantissimo, ragazzi, è bellissima. E veramente, cioè, questa è la borsa del mese, soprattutto perché con le feste spesso è capitato di uscire e l'ho usata veramente veramente tanto. Poi, allora, trucco del mese, ho realizzato i trucchi che ha pubblicato Tania sul suo canale. Anzi, vi metto qui sotto il link a due tutorial di trucchi bellissimi, perché lei è bravissima a truccarsi. Io li ho provati tutti e due, devo dire che mi sono piaciuti entrambi, quindi direi trucco preferito del mese, questi due di Tania. E ve li metto sotto, mi raccomando, andate a vederli perché lei è veramente brava. E poi, prodotto preferito, anche se mi è stato regalato... come avete visto nei precedenti video, mi è stato regalato per Natale, però sicuramente la Naked 2 Basics, e ringrazio ancora chi me l'ha regalata. E questa qui sicuramente la conoscerete tutti. Devo dire che è una scrivenza ottima e il trucco si realizza velocissimo. Cioè, quando non ho fatto dei trucchi natalizi ma molto basici per tutti i giorni, ho usato sempre questa, quindi super promossa. E poi, allora, per i capelli, come il mese scorso, il mio preferito è questo shampoo della Biopoint e la maschera. Scusate se mi vedete e mi abbasso, ma ho i prodotti per terra. Questa crema rigenerante all'olio di cocco della Milmil. Ragazze, cioè, questa crema è miracolosa, cioè non ho altre parole. Il mese scorso già avevo detto che... cioè, era buonissima, ma questo mese proprio arrivo a dire che è miracolosa. Cioè, quando non la uso io noto la differenza, noto tantissimo la differenza, quindi non posso che consigliarvela. Poi, doccia time, adesso sto usando un nuovo bagno d'acqua di Bottega Verde, che non vi ho fatto vedere perché praticamente io ho fatto un altro ordine a Bottega Verde che non avete visto, semplicemente che era tutto di regali di Natale, tranne queste due cosine per me, quindi ve le faccio vedere qua perché le sto già usando e posso già dirvi come sono. E praticamente questo boccettone enorme da un litro di bagno doccia con succo di mela ed estratto di cannella. Questo è della Bottega Verde nell'edizione natalizia, guardate che bella la confezione. Allora, io sono stata attratta subito dalla parola cannella, perché sapete che io vado matta per la cannella. Ragazzi, questo ha un profumo che a sentirlo così dite che buono, sa proprio di mele e cannella, però quando lo mettete nella vasca, io adesso ve lo dovrò finire, cioè è veramente troppo troppo dolce e dopo un po' vi viene quasi mal di testa, quindi non so, cioè c'era solo questo formato enorme e quindi adesso lo userò, magari ne metterò un pochino meno perché sennò, cioè, dopo un po' è veramente stucchevole. E poi, coordinato con quello, avevo comprato il burro corpo con mele e cannella. Questo però, per fortuna, è nel formato da 50 ml. Era molto carino perché è arrivato dentro una pallina che adesso è sull'albero di Natale. E sì, è lo stesso identico profumo del bagno doccia, quindi, però essendo 50 ml è anche più facile da finire. Quindi questo mese ho usato questi e userò ancora questi per un po', perché lo devo assolutamente, insomma, finire. Poi, allora, smalto del mese. Allora, adesso qui, ragazze, parliamo di questo set di Kiko stupendo. Allora, voi me l'avete visto in un precedente video haul, ovviamente. E quello è uscito con la collezione natalizia di Kiko, che adesso è in saldo. Questo set di smalti da 8. Allora, ragazzi, ne ho provati due di questi, ma in particolare ce n'è uno che secondo me
cioè è pazzesco. Adesso vedo. Questo colore qua, non c'è neanche il numero, comunque è il quinto da sinistra per chi ha questa confezione. Allora, io l'ho messo sui piedi, ho messo la base, quella di Kiko classica, trasparente, poi ho messo questo e sopra ho messo il top coat, quello 3-in-1 shine, no? Ragazzi, vi assicuro che sui piedi, cioè, mi è durato quasi 3 settimane, cioè considerando poi la ricrescita delle unghie ovviamente, però super super promossi questi smalti. Devo dire che sono stati un ottimo acquisto, cioè anche a prezzo pieno comunque costano 20 euro, cioè non costano tantissimo. Adesso che sono al 30% con 13,90 euro, cioè io se fossi in voi andrei subito a prenderli, cioè spegnerei, chiuderei subito il video e correrei subito a comprarli. Comunque, poi a parte gli scherzi, andiamo avanti. Foto del mese. Allora, foto del mese, vi metto questa foto che ho scattato io dalla chiesetta di Porto Venere, perché siamo andati al mare qualche giorno per le feste e ho fatto un po' di foto. In particolare ce n'è una che secondo me mi è venuta particolarmente bene, ve la metto qui. Ok, libro del mese. Purtroppo non ho questo mese purtroppo non ho letto niente che non fosse per legato agli studi, quindi no, non so se mostrarvi qualche cosa. Ecco, sì, forse questa, Storia della lingua italiana di Paola Manni, comunque non può interessare credo a nessuna di voi. Comunque purtroppo non ho un libro di letteratura del mese perché non ho avuto proprio tempo di leggerli. Poi infine app del mese. Ah sì, oddio, vi devo far vedere un'app stupenda, ragazze. Cioè, sapete che io suono il pianoforte, cioè l'applicazione con il metronomo. Per chi di voi dovesse suonare qualche strumento musicale, si chiama Metronome e la potete scaricare. Cioè, guardate, praticamente avete un metronomo qua. Cioè, lo potete far partire, mettere un quarto, un ottavo, non so, secondo me è utilissima. Se magari uscite, insomma, andate via da casa e vi dimenticate il metronomo, sappiate che comunque c'è l'applicazione che si può scaricare. Niente, ragazzi, io ho finito, non ho più niente da mostrarvi, ho risposto a tutte le domande. Allora, andate, mi raccomando, a vedere il video di Tania, io vado subito dopo e vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!